Sì, chiudo anch'io con una citazione, visto che un aspirante leader di governo, se non cita almeno tre persone al giorno, non è un aspirante leader di governo. E quindi dovrò avere anche io alla mia agenda delle citazioni pronte, sperando di non fare figuracce in latino come Renzi, perché a quel punto è meglio lasciar perdere le citazioni se non sai che cosa stai citando. Che amor sia la parte giusta e amore fosse l'ablativo, la moglie insegnante glielo doveva suggerire, però fa niente, non lasciamo il latinismo.